e ve lo sbattono in faccia. Nuove misurazioni suggeriscono che fondamentalmente ci sbagliamo sull'universo. Il puzzle sulla costante di Hubble potrebbe suggerire che molti dei nostri presupposti di base sono sbagliati. Potremmo sbagliarsi totalmente su alcune delle parti più profonde dell'universo, secondo un nuovo studio. Per anni gli scienziati sono rimasti perplessi sulla tensione di Hubble. Ciò si riferisce alla difficoltà nel misurare la velocità con cui l'universo si sta espandendo. Misurazioni diverse mostrano velocità diverse e gli scienziati non sono stati in grado di capire perché. Questa differenza potrebbe essere il risultato di problemi con la misurazione della velocità o potrebbe essere una conseguenza di un problema più profondo con la fisica alla base di queste misurazioni. Da allora gli scienziati sono rimasti perplessi sulle difficoltà e hanno faticato a capire perché. Una nuova ricerca fornisce la misurazione più accurata di un certo tipo di stelle fino ad ora ed amplifica ulteriormente la tensione, suggerendo che le nostre misurazioni sono corrette e che c'è qualcosa di più profondo in corso con l'espansione dell'universo. Questa discrepanza ha un enorme significato, ha dichiarato Richard Anderson dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, che ha guidato il lavoro in una sua dichiarazione. Supponi di voler costruire un tunnel scavando in due lati opposti di una montagna. Se hai capito bene il tipo di roccia e se i tuoi calcoli sono corretti, allora due buchi che stai scavando si incontreranno al centro. Ma se non lo fanno significa che hai commesso un errore. O i tuoi calcoli sono sbagliati o ti sbagli sul tipo di roccia. Questo è quello che sta succedendo con la costante di Hubble. Più conferme otteniamo con i nostri calcoli accurati, più possiamo concludere che la discrepanza significa che la nostra comprensione dell'universo è errata e che l'universo non è proprio come pensavamo. Oltre a mettere in discussione la nostra comprensione riguardo l'espansione dell'universo, ha anche conseguenze per altra fisica, come l'energia oscura e la gravità. Significa che dobbiamo ripensare i concetti di base che costituiscono il fondamento della nostra comprensione generale della fisica, ha affermato Anderson. Vi ricordo sempre di tenervi aggiornati sulla pagina Indice Alfabetico, sia per non perdere di vista gli ultimi video del nuovo canale The Secrets of the World, che dei video pubblicati sul secondo canale YouTube, come il succo dell'intervista di Bob Dylan pubblicato oggi.